sostanza è il terzo incontro che facciamo con la direzione nostra direttamente dell'Essentra, non con i dirigenti inglesi, che sono venuti solo una volta per chiuderci e basta. E questo è il terzo incontro dove si cerca di trovare un accordo che tenda soprattutto a riqualificare il lavoro in Viltrona, nel senso vorremmo che tornasse il lavoro, sarebbe la cosa più importante, perché si sta parlando di 80 famiglie. Fateci sapere, ragazzi. Che è successo? Niente, non abbiamo fatto niente. Abbiamo ribadito le stesse cose che stiamo dicendo da sempre. Questo tavolo, un tavolo tecnico che non ci dà voce, non ci rappresenta. No, non c'è nessuna novità. Qui già oggi possiamo dire che si chiude con un non accordo il verbale. Sì. Però ufficialmente lo facciamo il 24. La chiusura. Quindi non accordo. Dopodiché la procedura prevede che con questo non accordo c'è un tentativo ulteriore che si fa per altri 30 giorni e la prima cosa che si fa, si va a Napoli con la regione a tentare di capire se là ci sono soluzioni per arrivare a un accordo. Il 24 quindi c'è un altro incontro qui dove chiudiamo la procedura senza accordo. 24 marzo, sì. 24 marzo. Quindi la regione poi ci dovrebbe convocare in quella settimana dal 24 in quella riunione tenteremo sicuramente lo faremo venire sia l'assessore provinciale e sia il tavolo anticrisi con la regione, che noi abbiamo continuato a dire che nonostante ci fosse questa posizione rigida dell'azienda, abbiamo continuato anche in questo periodo a sentirci con il governo per tentare di avere un tavolo con il governo e a sentirci anche con l'ambasciata, che a quanto pare ci ha risposto, però non so fino a quando può esserci. L'ambasciata che va detto? L'ambasciata ci ha dato un appuntamento telefonico per oggi, quindi lì non di persona, telefonico. Dobbiamo chiamarli e stabilire pure di andare a trovarli.